Cari amici, ci ritroviamo e cari amiche, di nuovo in Uruguay. Abbiamo fatto 3 giorni di caccia alle pernici, alle lepri, molti beccacini da quest'anno. E adesso proviamo un pomeriggio un rientro alle Alpi, un rientro che promette bene perché la serata è fresca, la temperatura è scesa e poi c'è molto vento. Vediamo come andrà a finire, a più tardi. Di nuovo insieme, speriamo di condividere qualche piacevole momento di caccia. Mi trovo in un laghetto situato in una zona interna per il rientro serale alle anatre, per meglio dire ai patos sudamericani. Purtroppo l'assenza di vegetazione intorno al laghetto ci costringe a predisporre un capanno di fortuna in tela mimetica, che però è visibile e poco funzionale anche a causa del fortissimo vento. Comunque, cerco di adattarmi alla situazione, che non è ideale. Mattias, eccellente collaboratore, sistema nella giusta posizione gli stampi e in compagnia del Labrador Nora si posizionano al lato opposto del laghetto. Arrivano le prime 2 anatre. Nora cerca di recuperare contemporaneamente le 2 anatre, ma dovrà desistere e quindi sarà costretta a recuperare l'altra successivamente. Chiamala! Concludiamo il rientro con 3 pato maisero, anatre che somigliano molto ai nostri codoni. Mi trovo a cacciare in compagnia della guida Miguel in una splendida palude a pochissimi chilometri dall'Oceano Atlantico, ed anche qui insiste un fortissimo e gelido vento proveniente dall'oceano, con una temperatura intorno agli 0 gradi e con un misto di pioggia e nevischio. La maggior parte delle anatre è composta da pato Picasso,
qui denominati anche crestonno, a causa di una membrana rossa che ricopre la parte iniziale del becco. L'anatra più grossa del Sud America, particolarmente difficile in quanto è sospettosa e veloce. Generalmente si presenta in branchi, spesso molto numerosi. Questi che abbiamo appena visto sono invece dei pato siriri, faccia bianca. Questo tipo di anatre si cacciano quasi esclusivamente nelle primissime ore del mattino o al tramonto. Magnifico volo di pato Picasso attraversa la palude, decisamente fuori tiro. Miguel comincia a recuperare le anatre abbattute in un momento di pausa. Notate, il paesaggio meraviglioso e unico. La palude è circondata da moltissime palme che danno la sensazione di ritrovarsi in un'oasi.
Considerata la situazione atmosferica, bisogna darsi da fare. E poi sono anatre che non permettono distrazioni. Siamo alla fine della giornata e Miguel recupera le anatre più vicine. Cordiale saluto da Vanni De Carlo ed arrivederci a presto con altri momenti di caccia. Mentre sto per abbandonare la postazione, assisto ad uno spettacolo stupendo, dovuto al rientro serale di migliaia di cuervos, così come li chiamano da queste parti.